Vuoi diventare più veloce, più resistente e mentalmente invincibile? Correre al caldo potrebbe proprio essere la tua arma segreta. Vuoi scoprire come? Resta con me fino alla fine del video perché ti porterò a comprendere i benefici incredibili del correre al caldo, supportati anche da diverse ricerche scientifiche. Lo so che correre quando fuori è caldo e umido può sembrare da pazzi. Purtroppo la maggior parte di noi oggi si è indebolita sia fisicamente che mentalmente. Ci hanno addomesticati così tanto fin da quando siamo piccoli che abbiamo dimenticato chi siamo realmente, abbiamo dimenticato la potenza e la bellezza della nostra specie, abbiamo dimenticato quanto il nostro corpo sia forte, capace e resiliente. Oltretutto, il nostro corpo è equipaggiato per il caldo. Siamo la specie più preparata a gestire le alte temperature. Nessuno meglio di noi. Ovvio che se è da un po' che non lo facciamo, dobbiamo riabituarci e uscire mano a mano dalla nostra zona di comfort, così da rivendicare la nostra natura. D'altronde, il bello della corsa è anche questo: scoprire qualcosa di nuovo su se stessi, imparare ad ascoltarsi, gestirsi e diventare persone migliori. E questo passa anche nel gestire il caldo, reinsegnando al nostro corpo come si fa. Per i consigli sul come correre al caldo ho già fatto un bel video che trovi sul canale di Correre Naturale, dove trovi consigli diversi dai soliti che vengono dati all'essere umano da zoo, che invitano ad evitare il caldo. Perché credo che la soluzione ad un problema non sia sempre quella di evitarlo, ma piuttosto di imparare a risolverlo, gestirlo e diventare bravi a superarlo. In questo video, infatti, voglio farti capire quanti benefici ci sono nell'allenarsi al caldo, ovviamente se fatto nel modo corretto. Il primo beneficio è l'incremento del volume di plasma nel sangue. In uno studio pubblicato nel Medicine and Science in Sport and Exercise si evidenzia come il volume plasmatico possa aumentare in risposta all'esercizio fisico e allo stress ambientale, migliorando le capacità di trasporto dell'ossigeno e la termoregolazione. Questo fenomeno, noto come emodiluzione, aiuta infatti a migliorare la circolazione sanguigna e di conseguenza la capacità di trasporto dell'ossigeno ai tessuti, oltre a migliorare la termoregolazione durante l'esercizio fisico. Quando le temperature scenderanno, sarai più in forma, sarai più veloce e sarai più resistente, in quanto il corpo sarà meglio equipaggiato, avendo a disposizione più plasma sanguigno. Il secondo beneficio è l'aumento del tasso di perspirazione. Mano a mano che diventi più acclimatato al caldo, il tuo corpo inizierà a sudare prima di come faceva precedentemente, migliorando il processo di raffreddamento. L'acclimatazione al caldo induce infatti un aumento del tasso di sudorazione, che permette al corpo di migliorare l'efficienza del raffreddamento evaporativo. Questo processo aiuta a mantenere una temperatura corporea stabile durante l'esercizio fisico. Anche qui diversi studi ci danno conferma, tra cui la pubblicazione fatta nel Journal of Physiology, che dimostra come l'acclimatazione al calore comporta un aumento della sudorazione e una migliore capacità di dissipare il calore. Io, che mi alleno spesso e volentieri al caldo, ho un sistema di sudorazione molto efficace. Inizio a sudare immediatamente e anche grazie a questo riesco a tollerare bene il caldo estremo. Come sempre, l'importante è fare le cose progressivamente e senza fretta, in modo da aiutare il corpo a mettere in atto adattamenti fisiologici. Il terzo effetto positivo dell'allenamento al caldo riguarda la diminuzione del lattato nel sangue. Questo è anche un effetto collaterale dei benefici visti precedentemente. Quando svolgiamo un esercizio fisico più intenso, i muscoli utilizzano glucosio per produrre energia, attraverso un processo che si chiama glicolisi anaerobica, che produce acido lattico come sottoprodotto. Quando il corpo si acclimata al calore, si verificano vari adattamenti fisiologici che migliorano le capacità del corpo di gestire lo stress termico. Uno di questi adattamenti è l'aumento della capacità del sistema cardiovascolare di fornire ossigeno ai muscoli, riducendo così la necessità di ricorrere alla glicolisi anaerobica e di conseguenza la produzione di lattato. Con una minore accumulazione di lattato, i muscoli possono continuare a lavorare più a lungo prima di affaticarsi, migliorando così la resistenza e la performance complessiva. Inoltre, si avrà un recupero più rapido dopo l'esercizio fisico, oltre che una riduzione dell'assenza di affaticamento muscolare.
Questo aumenterà anche la sensazione di comfort e piacere durante l'esercizio. Per riassumere, quindi, la diminuzione del lattato nel sangue derivante dall'acclimatamento al calore rappresenta un importante adattamento fisiologico che può migliorare significativamente le prestazioni atletiche e il benessere generale durante l'attività fisica. Il quarto enorme beneficio dell'allenarsi al caldo deriva dallo sviluppo della forza e della resilienza mentale. Allenarsi in condizione di calore non solo migliora le prestazioni fisiche, ma sviluppa anche una forza mentale significativa. Le persone che affrontano queste sfide diventano più resilienti, disciplinate e fiduciose, migliorando la loro capacità di competere e superare le difficoltà, sia in condizioni ideali che avverse. La resilienza sviluppata in ambienti caldi si trasferisce anche ad altre situazioni di stress, migliorando la capacità complessiva di gestione dello stress e la resilienza mentale. Tutto questo si trasferisce nel miglioramento delle prestazioni quando le condizioni saranno ideali. Dopo esserci allenati in condizioni avverse, spesso le condizioni ideali di allenamento e competizione diventano molto più gestibili. Questo contrasto rende le sfide meno intimidatorie e facilita prestazioni migliori. La capacità di scavare più a fondo nella propria forza mentale viene potenziata, poiché ci rendiamo conto di poter superare condizioni molto più difficili di quelle che pensavamo. L'effetto collaterale aumenterà anche la fiducia in te stesso. E ultimo, ma non per importanza, a livello mentale, allenarci al caldo ti aiuterà a mantenere e sviluppare molta più disciplina e motivazione. Infatti, allenarsi in condizioni di calore richiede un alto livello di disciplina e motivazione. È necessario essere determinati per continuare a spingersi oltre i propri limiti, nonostante il disagio dato dal caldo. Questo processo aiuta a sviluppare una mentalità più forte, caratterizzata da una maggiore autodisciplina e da una motivazione intrinseca che spinge a migliorarsi continuamente. D'altronde, è anche per questo che corriamo, per superare i nostri limiti e per diventare continuamente la migliore versione di noi stessi. E visto che sei arrivato fino alla fine, voglio farti un bel regalo. Se clicchi su questo link potrai scaricare gratuitamente un manuale dal titolo Manutenzione totale per corridore, dove scoprirai come fare manutenzione al tuo corpo. Oltre al manuale troverai anche dei video che ti spiegheranno come iniziare a fare fin da subito questi straordinari esercizi. Ah, dimenticavo, visto che ci sei, iscriviti al canale, metti un mi piace e lasciami un bel commento.